Infrastrutture. Facciamo il punto sui lavori per la SR-429 e per la variante alla SR-69. Sulla strada regionale 429 procedono i lavori per il completamento del sesto lotto da Brusciana allo svincolo della Fipili-Empoli-Centro, che sarà pronto in primavera. Relativamente al quinto lotto, il tratto cioè da Molinuovo a Dogana, sono stati approvati i progetti esecutivi del Cavalcaferrovia per oltre 2 milioni di euro e della Complanare via Bisarna per 500 mila euro nel territorio del comune di Empoli. Il passo successivo è quindi la gara. Sono stati inoltre aggiudicati in via definitiva per 1 milione di euro i lavori relativi ai tre cavalcavia di Madonna della Tosse a Castel Fiorentino. Si tratta di opere propedeutiche al lotto 5, di cui a breve sarà concluso il progetto e che dovrebbe andare a gara entro l'estate. Dall'Empolese Valdelsa al Valdarno è stato pubblicato il bando per la realizzazione del lotto 1 della variante in riva destra d'Arno alla SR69 nel territorio della città metropolitana di Firenze. Il lotto 1 ha una lunghezza totale di 9,5 km, inizia dall'intersezione tra la SR69 e la strada comunale Pian di Rona in località Ciliegi nel comune di Reggello e prosegue fino al confine con la provincia di Arezzo. Il valore dell'opera è stimato in quasi 3 milioni di euro. I lavori dovrebbero durare un anno e arrivano in seguito al completamento dei cantieri nel tratto aretino.